Incentivi sui lavori in casa, ecco le opportunità. Pubblicato da listaimmobiliare.it il 6 dicembre 2019, sezione bonus e finanziamenti. Con il nuovo anno alle porte aumentano anche gli incentivi sui lavori in casa e per ristrutturare la vostra abitazione. Il governo infatti sta provando a dare una nuova linfa al mercato immobiliare attraverso incentivi fiscali. I nuovi e vecchi incentivi fiscali sui lavori in casa e di ristrutturazione appare una buona mossa del governo, che segue in quei settori a cui gli italiani sono più attaccati. Gli incentivi sono legati, lo ricordiamo, alla riqualificazione immobiliare. Nel nuovo decreto legge relativo alla legge di bilancio sono stati infatti introdotti alcuni bonus molto importanti ed appetibili. Innanzitutto il bonus facciate, incentivo di natura fiscale che si lega ad interventi da realizzare di natura edilizia sulle facciate, inclusi anche quelli di manutenzione ordinaria e comunque tutti quelli che siano indirizzati al recupero o restauro delle facciate di edifici, sia condomini che di proprietà individuale. Il testo specifica che si potranno portare in detrazione dalle imposte tutte le spese sostenute e documentate nell'anno 2020 per chi ha realizzato interventi di questo tipo. La misura della detrazione è del 90% senza limiti di spesa. Proprio questo non limite rende la misura molto appetibile, visto che possono subentrare anche lavori di manutenzione ordinaria. La percentuale poi è molto alta, mai vista fino ad ora in questi casi di incentivi sui lavori in casa e sugli immobili in generale. Tra i lavori che sarà possibile effettuare e su cui sarà possibile detrarre le tasse ci sono verniciatura, intonacatura, rifacimento di ringhiere, balconi, marmi di facciata, decorazioni, impianti di illuminazione, pluviali e cavi TV. L'Agenzia delle Entrate poi provvederà a individuare le modalità per farvi accedere all'agevolazione. Contemporaneamente a questa misura però il governo ha prorogato per un anno tutto il pacchetto di incentivi che era legato al bonus casa, prevedendo anche la cumulabilità con il bonus facciate. Se siete proprietari di immobili e decidete di riqualificare o ristrutturare la vostra casa nel 2020, potete godere di molte opportunità. Bonus ristrutturazione, detrazione del 50% con una spesa massima di 96.000 euro. Ecobonus, detrazione o sconto del 65% o del 50% per interventi di risparmio energetico con una spesa massima di 100.000 euro. Bonus caldaie. Bonus mobili, detrazione del 50% sulle spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici. Sisma bonus, detrazione dell'85% su interventi antisismici. Inoltre sono previsti anche bonus zanzariere, bonus tende, bonus finestre, infissi e condizionatori. Non prorogato invece il bonus verde, cioè la detrazione del 36% delle spese per la riqualificazione di terrazzi, balconi, giardini, visto lo scarso interesse avuto. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti e ricordati di cliccare sulla campanella per sapere ogni volta che verrà caricato un nuovo video.